Beh, Vale, come sempre noi iniziamo con l'oroscopo musicale curato dall'amica Silvia Pagni. Bentornati all'oroscopo musicale. Oggi è il compleanno di una cantante e conduttrice televisiva statunitense, cugina di Whitney Houston. Il 12 dicembre del 1940 nasceva Diana Warwick, figlia di Benson Warwick e Lee Reinhard. Iniziò cantando con la madre e la zia nella chiesa della sua cittadina del New Jersey e nel gruppo di famiglia, i Reinhard Singers, composto da sua madre, le sue zie e i suoi zii. Dopo aver iniziato a cantare anche come voce solista, forma un vero e proprio coro gospel con sua sorella Didi e sua zia Sissy Houston, le Gospelayers. Inizia quindi a proporsi in vari provini nella vicina New York. Nel 1968 partecipa al Festival di Sanremo, interpretando in abbinamento con Tony Del Monaco il brano La voce del silenzio, che si piazza al 14° posto, ultimo tra i finalisti e da cui venne pubblicato l'omonimo 45 giri. Nello stesso anno fece la storia, perché fu la prima donna afroamericana ad esibirsi per la regina Elisabetta II. Nel 1980 è ospite fissa nelle varietà italiano Rai 1 Studio 80, condotto da Christian De Sica, per la regia di Antonello Falqui. Nel 1982, collaborando con i Bee Gees, scalò le classifiche mondiali con il brano Heartbreaker, che fu il suo maggior successo nel genere pop. Seguì il sodalizio con Steve Wonder nel 1984 in occasione della colonna sonora del film La Signora in Rosso, composta proprio dal musicista del Michigan. Sempre nel 1985 fu quindi alla guida di un progetto musicale benefico ideato dalla Fondazione Americana per la Ricerca sull'AIDS a favore dei malati terminali. Il progetto, denominato The Own and Friend, vide la nascita di una canzone firmata da Burt Bacharach, che tornò a scrivere per lei da quando, nel 1973, interruppe, giocò forza, il sodalizio a causa del suo divorzio artistico col paroliere L. David. Nel 1985 prende parte a un progetto per l'Africa, cantando We Are the World con tantissimi altri grandi artisti. Nel 2004 Mariella Nava scrisse e cantò con lei It's Forever, canzone bilingue dedicata alla pace, inserito nell'album della cantautrice Condivisione e scelto come inno per i mondiali di sci di Bormio nel 2005. Nel 2002 fu arrestata a Miami per marijuana, ma la condanna le fu ritirata in seguito ad un patteggiamento che prevedeva, tra l'altro,
un programma di disintossicazione. Nota come la cantante che ha colmato il divario, ha venduto più di 100 milioni di album e singoli in tutto il mondo, ricevendo vari dischi d'oro e di platino. Con ben 56 singoli nella classifica Billboard Hot, Dionne Warwick risulta la seconda cantante con più ingressi in tale classifica, dietro solo ad Aretha Franklin. E anche per oggi abbiamo terminato con l'oroscopo musicale. Vi aspetto in tantissimi domani. Un grande abbraccio da me, Silvia Pagni. Ciao!